Del Portogallo per la fase finale degli europei, come vi ripeto, c'è pochissimo pubblico sulle tribune. Quasi tutti si sono sistemati sulla tribuna centrale. Ecco la deviazione sul tiro da fuori di Frasco. Sistema a terra il pallone Sousa. Il suo tiro violentissimo, molto bello, con Brunner, il portiere corso come un dannato in questi primi minuti della partita. Ecco il suo traversone troppo alto, palla fuori per Koller, sinistra di Koller che spiove a fondo campo. Rinvio in fallo laterale di Geiger. André. L'ispiratore di tutte le manovre del Portogallo, ecco il suo pallonetto, la palla fuori Futre al volo di sinistro sul fondo. Signori all'ascolto, siete collegati nuovamente in diretta con Oporto, vedete una pericolosissima azione della Svizzera, andata al tiro con Brigger, ecco che rivediamo. E al solito è Sousa che batte questo calcio di punizione, un ottimo tiratore, ha un destro assai forte e calibrato. Ecco la sua rincorsa, il tiro, stavolta centrale. Dopo 10 secondi dall'inizio della ripresa ha avuto la possibilità di andare alla battuta a rete da destra, chiamando alla respinta in corner Brunner. Ecco intanto Joao Frasco, il colpo di testa sul Figer che tocca verso il compagno Bickel, il quale è disturbato, serie di batti arrivati, alla fine recupera il pallone André. Ma vedete che gli svizzeri sono attentissimi dell'anticipo ed ecco ancora un suggerimento per Bonvin che entra in area, il suo sinistro è sporco sul fondo in piena velocità. Bonvin ha tendenza però a giocare in punta di bulloni anche quando non sarebbe il caso. Palla ora per Futre, Futre che converge, sinistro di Futre, centrale in due tempi, blocca Brunner. Di Frasco. Mentre ora Futre, Futre che riceve ancora il passaggio di ritorno, va velocissimo Futre avvicinandosi all'area di rigore col suo tocco, la conclusione alta da parte di Parente, grande azione di Futre. L'operazione non è riuscita ma i portoghesi, vedete, si proiettano ancora in avanti con questo lancio nuovamente per Futre, Futre che salta anche il portiere, la porta è vuota ma fa in tempo Weber.